detto anche di comprare il curione. Quanto gruppo speleologico del Gargano, vogliamo conoscere, scoprire, realizzare e trovare gli ambienti, i poggei che sono tantissimi, numerosi. Veramente qui a Manfredonia c'è un patrimonio ipogeo notevolissimo che non è secondo alla Puglia, a nessun altro. Manfredonia è bella sopra, punti e sotto, è fantastica. La costruzione è iniziata nel 1277 e durò 5 anni. L'ultima cosa, la torre dell'astrologo, si chiama proprio dell'astrologo perché c'è una leggenda legata a Re Manfredi e dice che Re Manfredi si avvalse del parere di un astrologo per costruire la città e la costruì secondo, diciamo, gli schemi di costruzione degli accampamenti romani. Che sta il leone qua. Poi i camminamenti che si producevano sotto le mura della città e i torrioni e quant'altro. È un esempio che vedete qui di come l'architettura si produceva e così come si realizzavano questi ambienti. Noi non andiamo oltre perché sapete che potremmo avere sorprese di trovarci in magazzini o case altrui. Questa lamiera qui che c'è, compreso quello, la vedremo poi in una successiva passeggiata che andremo a realizzare, perché questi qua comunicavano con questi ambienti sottostanti, c'erano altri militari. Così faccio luce su questi maledetti cosi qua che abbiamo lasciato. I cocci. Sentite, qui a sinistra invece potete notare che ci sono delle scale che portano all'ambiente ancora sovrastante. C'era un arco, vedo. Sì, c'è un arco, è qualcosa che... Vedete passare? Io non lo so. È in pratica sì, questa roba se no, il comune è riuscito ad ottenerla. Veramente ci torno con un forziere, ma non so cosa. Allora, il nostro architetto San Marco, che è un funzionario del comune, e su 30 milioni arrivati in provincia di Foggia, 20 sono arrivati a Manfredonia, tra il castello, fossato del castello, parco archeologico di Sipondo. Questo per dare anche rincuoro, diciamo, al vostro interesse verso la cultura, verso i beni culturali del nostro territorio.